nuovo bunker enorme su Fortnite. Signori, oggi eravamo in live in più di 9000 per vedere come aprire e come entrare dentro il bunker. Volevo ricaricare la live, ma non posso perché YouTube, sapete che questa settimana ho avuto 2 o 3 problemi con YouTube, ma non me la fa riscaricare e non so come fare. Quindi lo rifacciamo invece a video. Per quelli che oggi purtroppo non c'erano, non erano a scuola, vi faccio vedere che cosa c'è dentro il bunker nuovo, che si trova ovviamente a Loot Lake. Allora, intanto ci andiamo a Loot Lake con il glitch. Vi faccio vedere a grandi linee che cosa si nasconde dentro questa zona che vedete di Loot Lake. Perché, come vedete, mentre io sto facendo il glitch, al di sotto del quale probabilmente ci sarà un razzo, un qualcosa, e diciamo tra qualche settimana uscirà un qualcosa. Perché, come sapete, c'è l'evento Snow, che è questo evento qui, di cui sappiamo solo attualmente alcuni suoni, che sono questi che andiamo a sentire insieme. Allora, questo è il primo e ce lo ascoltiamo insieme. Quello che io pensavo, questo suono era la spada che toccava il bunker, come se qualcosa stesse cercando di aprire il bunker con la spada. Vedete? Tipo, qua sembra proprio un piccone che cerca di aprire questo bunker. Un mostro, qualcosa che cerca di spaccare e uscire dal bunker. Questo, ragazzi, che adesso andremo a sentire invece, è proprio l'evento chiamato Neve. Ok, che è uscito dai file di gioco, da qualche parte l'hanno trovato. E questo è il suono dell'evento che ci sarà a pochi giorni. Lo andiamo a sentire insieme, questo qua. Qua sembra che il bunker si apra ed esca il razzo, almeno questo è quello che ho pensato io. Dai prossimi suoni invece sembra proprio che questo razzo qui vada a collidere con, dato che si chiama Snow l'evento, penso che vada a colpire a questo punto picco polare. Questo diciamo che era il suono più o meno di quello che uscirà a breve. Tra poco ci sarà appunto questo evento. Senza perdere troppo tempo, andiamo a vedere appunto che cosa si cela dentro questo bunker. Intanto andiamo sotto. Di quello che avevo detto anche in live è che se noi adesso andiamo nelle nostre zone dove avevamo visto i nuovi cubi, erano 3 cubi rispettivamente, a qua più o meno a Borgo Bislacco, uno a Sponda del Saccheggio e l'altro non mi ricordo, comunque c'era anche un terzo cubo. Andiamo però direttamente a vedere come è fatto il bunker sotto, perché in tanti mi hanno fatto vedere il bunker da sopra. Quel bunker da sopra sono capaci a farlo vedere tutti, noi no. Andiamo a vedere quindi questo bunker. Io vorrei che voi mi scriviate qua sotto nei commenti, secondo voi che cosa si cela qui sotto. Mistero. Il problema è che facendo questo glitch adesso mentre noi andiamo, vedrete che non possiamo andare a vedere che cosa c'è sotto. Per fare quello dobbiamo andare adesso poi nella modalità replay. Intanto ve lo faccio, ve lo mostro dall'esterno, dato che oggi siamo stati probabilmente i primi al mondo a fare questa roba qui. Facciamo vedere che cosa c'è all'esterno di questo bunker. Come vedete non è piccolo, ma è gigantesco, prende completamente quasi tutta Loot Lake. Come vedete non posso avvicinarmi troppo in alto, perché il gioco, come vedete, è stronzo e mi fa andare verso il basso. Vedete, io sto andando semplicemente dritto, ma il gioco mi fa andare verso il basso. Questo, ragazzi, quindi è il nuovo bunker. È enorme, ma si può entrare, a differenza dell'altro bunker. Questo bunker servirà a qualcosa. Ovviamente poi ci sono anche altre nuove zone della mappa, che sono quelle rispettivamente a Parco Pacifico e a Corso Commercio. Purtroppo non posso più avvicinarmi di così, perché altrimenti vengo risucchiato dal mare. E se io vado a picconare qui, come vedete c'è dell'altro metallo invisibile che non possiamo purtroppo vedere, è proprio invisibile, però si vede che ci sono delle strutture metalliche, se vedete qua in alto. Andiamo insieme a vedere intanto che cosa c'è sotto e le nuove 2 zone che si sono create all'interno della mappa. Ci sono 2 nuovi bunker accessibili questa volta, sono delle zone segrete che io ho ipotizzato che siano zone tipo Avenger o qualcosa del genere, che si trovano una a Casa Cane verso Corso Commercio. Noi per velocità andremo solo a vedere quella di Parco Pacifico, ma c'è questa zona qui che secondo me è interessante anche perché si trova in una zona di mappa di parco, la casa sostanzialmente snobbata da tutti perché fa schifo, perché non c'è loot. Ma in teoria, ragazzi, guardate cosa c'è qua sotto. Qua sotto troviamo un albero con sotto, che non posso distruggere, con delle texture che non posso distruggere perché ho il glitch attivo. Alle immagini in teoria starete vedendo il nuovo bunker. Questo bunker qui è molto figo, prende tutta la zona sotto questa casa. Io purtroppo col glitch non posso spaccare le strutture, che palle, ma comunque prende tutta la zona sotto della mappa e in teoria adesso questa casa finalmente avrà un suo utilizzo, anche perché non c'entra mai nessuno, perché non c'è niente. Ma andiamo a vedere dentro il replay, senza perderci troppo tempo, cosa si trova all'interno del bunker, anche perché alla fine è il succo di questo video, alla fine. Quindi andiamo nella modalità replay.
Una roba che ho notato, se voi ci state attenti adesso quando ci avvicineremo al bunker, è che la texture di questo bunker richiama un sacco la texture che c'era del cubo. Ci sono varie possibilità. E questo bunker si è collegato al cubo oppure al razzo. Si vedono qua delle strane luci. Adesso non so se riuscirete a vederle, se avremo la fortuna di vederle. Ma, come vedete, se io vado non troppo in alto, ma neanche troppo in basso, vedo che praticamente qua sotto c'è la luce. Questa luce qui mi ricorda molto la stessa zona, tra virgolette, di mappa. Se vi ricordate l'evento del cubo, dopo che è iniziato a girare, è esploso, siamo finiti tutti in quest'altra dimensione. Qui dentro, secondo me, ci sarà un qualcosa del genere, quindi si richiamerà o il cubo o il razzo. Io a questo punto aspetto le vostre teorie nei commenti. Questo è quello che c'è, ragazzi, ve l'hanno fatto vedere già tutti da sopra, ma questo invece è quello che c'è dentro questo nuovo bunker. Non si sa esattamente cosa ancora, ma di sicuro quello che si sa è questo. Dentro le porte che vedete, quelle 5 porte che ci sono sopra il bunker, sono porte che conducono in queste specie di capsule, che io le chiamo dei cazzi metallici o dei giganteschi metapod. Ma praticamente, se vedete, ogni porta conduce dentro questa capsula dove si nasconde... Boh! Me lo sapete dire nei commenti? Io non ve lo so dire, ma vi so solo dire che ci sono queste 5 capsule che stanno tutte intorno a questa zona circolare del bunker, in cui si trova appunto il portellone principale, da cui però non si vede nulla, ragazzi, perché purtroppo, come vedete, non c'è nulla attualmente. Ovviamente ci dovrebbe essere qualcosa, ma Fortnite giustamente sa che esistiamo noi, dei glitch che vanno sotto mappa e scoprono le cose 20 anni in anticipo, quindi probabilmente ci ha solo piazzato il bunker e non ci vuole far vedere effettivamente che cosa c'è all'interno, che perché altrimenti l'avremmo già scoperto. È davvero figo, è una roba strana che è apparsa così, probabilmente farà quasi lo stesso hype del cubo, perché tutti stiamo, oggi è arrivato e nessuno sa che cosa c'è. Sappiamo com'è fatto, ma non sappiamo che cosa uscirà da quel portellone gigantesco. E quindi, ragazzi, io spero che questo video vi sia stato utile, ovviamente per quelli che non erano in live, perché per quelli che invece erano già in live l'hanno visto insieme a me. Utilizzate, continuate a supportarmi nello shop di Fortnite come creatore utilizzando il codice creatore Asgarra. Quando fate un acquisto, fate una storia e mi taggate, io vi tengo conto poi per il contest per vincere le felpe, le schede o Asgarra. Io vi ringrazio per aver visto questo video, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, cliccate sulla campanella per trasformare questo canale in una chiesa, e noi ci vediamo in un prossimo video. Woo!